la coppia di investigatori che fa da protagonista in Uccidi il padre e nell'Angelo sono la prima, una donna, una poliziotta, un ex poliziotta in qualche modo, anche se entra e esce dalla polizia, che soffre di un trauma post-traumatico perché ha subito un attentato e da allora soffre di attacchi di panico, ma è molto brava nel suo lavoro, anche se è un po' rigida nelle sue cose. L'altro, Dante, è un ex rapito. Quando era ragazzino è stato rinchiuso per 11 anni in un silo da un rapitore e praticamente ha vissuto da solo in isolamento per 11 anni. E questo l'ha trasformato, ovviamente gli ha creato un sacco di problemi, ma l'ha reso anche molto bravo a capire le persone e soprattutto a leggere i movimenti del corpo e capire cosa, se una persona sta mentendo oppure ha delle intenzioni diverse da quelle che esprime. Insieme riescono a risolvere delle cose apparentemente difficili o impossibili da risolvere. Nell'Angelo ho scelto di parlare di ISIS, di Daesh, di terrorismo, sostanzialmente però guardando dal punto di vista comunicativo. Noi viviamo in un mondo in cui la realtà è spesso stravolta dall'informazione che viene costruita su questa realtà. Noi non sappiamo davvero quello che accade, sappiamo quello che ci viene raccontato. E noi possiamo solo credere a quello che ci dice il potere o chi investiga per noi o chi ci controlla, ma non sappiamo se davvero ci stanno dicendo la verità. Io vengo da un paese che è l'Italia, in cui ancora oggi non sappiamo la verità su stragi accadute negli anni 60. Non sappiamo la verità, o meglio, la sappiamo, ma non è una verità giudiziaria. Io penso che oggi il mondo sia una grande... Viva questa questione, viva questo problema. Il mondo oggi è un mondo in cui la rappresentazione della realtà ha preso il posto della realtà e quindi noi reagiamo a quello che ci raccontano. È chiaro, ISIS esiste, ISIS è pericoloso, ISIS sono terroristi, fanno delle cose orribili, ma chiunque può dire di essere di ISIS e fare un attentato per i propri interessi, oppure, come è sempre accaduto, i servizi segreti di tutto il mondo manipolano i terroristi per ottenere dei risultati utili al proprio paese o al potere che servono. Ecco, il mio romanzo parla di questo. Ho cercato sempre di prendere sul serio il mio lavoro, ma non prendere troppo sul serio me stesso o il mondo. Senza umorismo credo che non si possa sopravvivere. E i miei personaggi, soprattutto Dante, soprattutto lui ha un'attitudine a usare l'umorismo come schermo per difendersi dalle cose troppo brutte, troppo orribili che non riuscirebbe altrimenti a sopportare.